Buongiorno ragazzi e benvenuti alla lezione sul 300 di letteratura. Abbiamo un'immagine molto chiara, molto nitida. Studieremo l'Italia del 1300 facendo un viaggio nella letteratura questa volta. Abbiamo già conosciuto i fatti storici di questo periodo, tra i quali, come vedete, nella linea del tempo abbiamo lo spostamento della sede papale da Roma ad Avignone nel 1309, con il periodo che abbiamo già studiato, che fu chiamato la cattività avignonese, e contemporaneamente quello che dobbiamo sapere è quello che accadde in ambito letterario con la scrittura della Divina Commedia, del più grande poeta della lingua italiana, della letteratura italiana, Dante Alighieri. Successivamente, vedete, nel 1342 studieremo Francesco Petrarca, un grande, anche questo poeta della nostra letteratura, che scrisse Il canzoniere in un periodo dove nel 1348 scoppiò in tutta Europa e anche in Italia l'epidemia di peste, che abbiamo anche studiato in storia. E nel 1349-1451, vedete, fu anche scritto da Giovanni Boccaccio, un altro grande scrittore della letteratura italiana importante, il Decameron. Successivamente, vedete, altri fatti importanti furono in storia la fine della cattività avignonese con lo scisma d'Occidente, e vedete nel 1373 in questa linea del tempo viene sottolineato come a Firenze Giovanni Boccaccio tiene letture pubbliche della Divina Commedia. In conclusione, vedete, il 1300 è il secolo di quei tre grandi studiosi e scrittori e poeti della lingua italiana, della nostra letteratura, che dobbiamo quest'anno studiare e conoscere bene, che si chiamano Dante Alighieri, che scrisse la Divina Commedia, Francesco Petrarca, che scrisse il Canzoniere, e Giovanni Boccaccio, che scrisse il Decameron.